Non abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato, che ci aspettavamo. Abbiamo commesso qualche errorino di troppo. Queste partite ci devono servire per il futuro perché sicuramente dobbiamo ancora crescere, dobbiamo ancora diventare uniti, dobbiamo diventare forti nelle difficoltà, cosa che adesso magari dopo un gol subito subiamo, ma ci deprimiamo un po' troppo, però penso che ci sia ancora tanto da lavorare e tanto tempo a disposizione. Ormai ci conosciamo, abbiamo queste 17 giorni di pausa per ricaricare le pile, rimetterci a posto e tornare a mangiare l'erba come facevamo prima. Le partite sono nate anche decise da episodi. Io analizzo i gol che abbiamo preso tanti gol su calcio piazzato, quindi questa verità può essere vera fino a un certo punto. È anche vero che una squadra che ambisce a arrivare nei vertici del campionato ha una rosa talmente forte che si possono alternare più giocatori. Poi è normale che se uno fa 10 partite con uno stesso compagno, ma non per me, in generale per tutti, lo conosce meglio, ma insomma ci sarà tempo e modo per arrivare a questo, insomma. Quello che mi ha fatto più arrabbiare oggi è che il secondo gol preso, perché noi giocatori ci rendiamo conto del primo tempo e della difficoltà che abbiamo avuto. Siamo riusciti a pareggiarla su una giocata personale di Nicolas che ha fatto un grande gol. Quando pareggi in difficoltà tiri fuori qualcosa in più. Sicuramente mi ha dato fastidio la presa del secondo gol così ravvicinato che ci ha un po' spezzato le gambe. Qua rientro al discorso di prima dove ci abbattiamo un po' troppo secondo me con i gol subiti quando andiamo in svantaggio. Insomma, si può crescere e si deve crescere. Riguardo alla seconda domanda penso che non sia successo niente, nel senso che non ci siamo né montati la testa prima né dobbiamo essere troppo negativi adesso. È successo che prima magari anche qualche episodio ci girava bene, adesso qualche episodio ci gira male. Penso che nell'arco di un campionato non devono capitare queste sconfitte, ma se succedono, insomma, non facciamoci la testa. Non penso che abbia pesato, ci siano stati gli spauracchi di Foggia, anche perché Foggia è stata una partita strana dove abbiamo creato tanto, abbiamo capitalizzato poco. I gol subiti sono tanti, è vero, ripeto, tanti sono arrivati su episodi, su calci piazzati, rigori, insomma, quindi dovremo sicuramente raddrizzare la mira, però insomma, non mi preoccupo perché Benevento è veramente una squadra forte. Per metterlo in atto però deve essere cattiva e pronta al 100%, cosa che oggi è un po' mancato.